Non sono d'accordo con la scelta del CIO, non sono d'accordo da anni. Quando nel 2021, se non vado errata, il CIO cambiò il regolamento su questa materia, noi presentammo al tempo una mozione per segnalare, diciamo, le conseguenze che questo poteva avere, perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non, diciamo, non sembra equa, che c'erano anche profili, diciamo così, legati alla sicurezza. E penso che bisogna fare attenzione nel tentativo di non discriminare a discriminare. Perché io sono anni che tento di spiegare che alcune, diciamo, tesi portate all'estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne. Io penso che atleti che hanno, diciamo, caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari. Quindi non ero d'accordo con la scelta nel 2021, non sono d'accordo con la scelta oggi. Ringrazio Angela Cariti chiaramente per come si è battuta, anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash. Ah, si è ritirata. Mi dispiace ancora di più, mi dispiace ancora di più. Io mi ero emozionata ieri quando lei ha scritto combatterò, perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, conta anche la testa, conta anche il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. Questa, dal mio punto di vista, non era una gara pari. Grazie, buon Grazie a lavoro. tutti. Grazie.